Vittoria del Foggia Calcio, sconfitta del San Severo. Non ha giocato l'Allianz San Severo nel campionato di pallacanestro di Serie C. E questo il sunto del fine settimana appena alle spalle. Buonasera, benvenuti a Tutto Sport. Dicevamo il ritorno alla vittoria dei Satanelli rossoneri, che dopo la sconfitta a Martina Franca, risultato ancora sub iudice, ha sconfitto al Richard, allo Zaccheria il malcapitato Cosenza 4-1. Il risultato finale: un Foggia che ha subito capitalizzato le prime azioni di gioco al undicesimo con Agnelli, poi è andato al raddoppio con Sarno, al 24esimo minuto di gioco è andato in rete anche Iemmello, al 36esimo Cavallaro su calcio di rigore, poi all'inizio della ripresa la rete della bandiera, come suol dirsi, di De Angelis per il 4-1 finale. Foggia Calcio che quindi ritorna a macinare punti rispetto a quello che è il campionato di Lega Pro. È andato in rete anche Iemmello che abbiamo avuto nostro ospite ai nostri microfoni nel corso della scorsa settimana in occasione della partita amichevole di beneficio che si è disputata al Ricciardelli di San Severo, nel corso della quale lo abbiamo sentito sia per quanto riguarda la manifestazione in sé, sia per quanto riguarda il campionato del Foggia Calcio. Spesso si dice che i giocatori sono un po' fuori dalla vita sociale normale, invece voi avete accettato ben volentieri di partecipare a questa manifestazione. Sì, no, noi come squadra Foggia non è la prima volta che facciamo queste manifestazioni. È una cosa che ci fa piacere vedere comunque persone che hanno bisogno e nel nostro piccolo potergli dare un sorriso. Quando si fa sport, magari poi si pensa che queste situazioni possano non capitare mai, invece è importante sempre tenere presente delle avversità che la vita può darci nel corso dell'esistenza. Quindi è importante magari fare anche attività di socializzazione da questo punto di vista. Sì, no, come ha detto lei, è giusto perché comunque a volte la vita ci distrae da cose molto più importanti, che comunque sono le malattie. Le malattie nella vita sono tutto. Non esiste una partita di calcio andata male, non esiste una litigata con un compagno. Quindi sono cose che ci fanno crescere e soprattutto ci fanno capire i veri valori della vita. E poi è bello vedere anche tanta gente sugli spalti a sostenervi in campo per divertirsi, ma anche a dare il proprio contributo per la finalità. Sì, no, comunque c'è parecchia gente oggi qui a San Severo e ci fa molto piacere a noi perché comunque si vede che anche loro hanno risposto bene a questa iniziativa. E allora, le pagelle di Lino Mongello, il corrispondente da Foggia, che ha dato un 6,5 tondo tondo a Narciso in porta, 6,5 anche per Bencivenga, 6 per Agostinone, 7 Agnelli, 6 per Grea, Gigliotti 5,5, Dall'Occo 6,5, Quinto 6, Iemmello 6,5, Cavallaro 7, Sarno 6,5, un bel 7 anche per Mister De Zerbi, una partita godibilissima che si è disputata davanti a soli 1.500 spettatori, c'è stato il limite imposto nel corso della settimana. Angoli 6 a 5 per il Foggia, dimostrazione che non è stata proprio una passeggiata per il Foggia Calcio, che comunque ha meritato l'intera posta in palio. Scendiamo di categoria, andiamo al campionato di Serie D, il campionato che ha visto disputarsi la 19ª giornata, la seconda del girone di ritorno. Possiamo mandare in onda la grafica: Biceglie Grottaglia 3-0, Brindisi Gallipoli 2-0, Cavese Taranto 1-0, Francavilla Fidelis Andria 1-2, Gelbison Potenza 3-1, Monopoli San Severo 1-0, Pomigliano Arzanese 1-1, Puteolana Manfredonia 0-1, Scafatese Sarnese 0-1. In pratica 5 vittorie in casa, 3 vittorie fuori casa e un solo pareggio. Ancora una volta non è stato determinatissimo il fattore campo con le vittorie esterne, soprattutto della Fidelis Andria.
Andria che è andata a sconfiggere a domicilio il Francavilla, Francavilla che era andata in vantaggio al 12esimo, al 26esimo scusate, con il solito Picci, poi al 42esimo il pareggio con Bova e al 67esimo la rete della vittoria di Volpicelli. Fuori casa la vittoria anche del Manfredonia, lo dicevamo nel corso della passata settimana, Manfredonia che è in grado di fare risultati eclatanti sia in senso positivo che in senso negativo, questa volta in positivo per la formazione di mister Vadacca che è andata a violare il campo della Putiolana, 1-0 il risultato finale, decisivo il gol su calcio di rigore di Bozzi, con polemica a fine partita proprio da parte della dirigenza della Putiolana che si sente un po' perseguitata da alcune decisioni arbitrali, ma non soltanto per la partita di domenica in generale, che stanno un po' penalizzando la società putiolana. Vittoria fuori casa anche per la Sarnese che è andata a sconfiggere a domicilio la Scafatese con la rete di Guarro al 6° minuto di gioco, avendo invece in maniera facile il Bisceglie in casa con il Grottaglie per 3-0, ma il Bisceglie non poteva farsi sfuggire questa occasione per restare lì aggrappata alle zone altissime della classifica. In rete Presicce, Gambuzza e Patierno rispettivamente al 13esimo, al 52esimo e all'82esimo minuto di gioco. Vittoria netta anche per il Brindisi che sconfigge il Gallipoli, Gallipoli che non è uscita ridimensionata dalla trasferta in casa del Brindisi. In rete al 20esimo Hernan Molinari, in rete anche all'88esimo minuto di gioco il sanseverese Rodolfo De Vivo, al primo anno in forza al Brindisi, entrato al 23esimo minuto di gioco del secondo tempo, subito dopo è andato alla rete che ha praticamente chiuso la contesa. Il big match, quello che si è disputato al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni tra Cavese e Taranto, è stato conquistato dalla Cavese con la rete al 22esimo da Ausiello, una partita iniziata con 21 minuti di ritardo per il Forte Acquazzone che si è abbattuto proprio su Cava dei Tirreni, la terza vittoria consecutiva per i metelliani che scalano ancora posizioni in classifica e nonostante i 5 punti di penalizzazione, poi vedremo la graduatoria, sono lì a giocarsela per il salto di categoria. Vince anche la Gelbison, è la notizia che il Potenza non riesce a conquistare punti fuori casa neanche a Vallo della Lucania. In rete Tulimieri all'8° minuto di gioco, Bove al 22esimo, Gala al 57esimo, solo al 91esimo praticamente a partita chiusa la rete del Potenza con Caracciolo. 1-1 il pareggio tra Pomigliano e Arzanese, va in vantaggio l'Arzanese al 25esimo con Baratto, Arzanese che accarezza a lungo il sogno di vincere la sua prima partita fuori casa nella stagione, ma poi al 69esimo Pastore realizza la rete del pareggio. Terzo pareggio nelle ultime quattro partite per il Pomigliano, si chiude qui una settimana che ha visto le dimissioni di mister Seno respinte dalla dirigenza pomiglianese, una settimana un po' tribolata che ci auguriamo possa essere completamente alle spalle per la società di Pomigliano. La partita tra Monopoli e Sansevero, vince il Monopoli per 1-0 all'83esimo minuto di gioco la rete di Fino, ma il Sansevero non ha demeritato, anzi tutt'altro, una partita che è cominciata a ritmi blandi con la scossa che arriva al 12esimo minuto di gioco quando Lubrano lancia in aria Manzo che viene atterrato da Rienzo, seconda ammonizione consecutiva per il centrale difensivo giallo Granata che quindi viene espulso, il rigore calciato da Manzo alto sulla traversa. Si ricomincia con il Sansevero in 10 che però si fa spesso pericoloso dalle parti della porta del Monopoli. Prima sviluppi di un calcio d'angolo con Mustone che manda alto colpendo di controbalzo, 11 minuti più tardi Mastrangelo servito da Favetta spedisce il pallone poco fuori dalla porta. Tra il 30esimo e il 33esimo minuto di gioco però sono i locali che vanno in più di un'occasione vicino alla rete, due volte con D'Aprile, una volta con Manzo,
Ma ci vuole ben altro per impensierire Willy Carotenuto, il portiere sanseverese, risultato ancora una volta migliore in campo. Nella ripresa il Sansevero comincia a sentire la fatica per lo sforzo di aver giocato con un uomo in meno, ma al 19esimo riesce a procurarsi una ghiotta occasione con Cammarota tutto solo nel cuore dell'area del Monopoli di testa, manda alto sulla traversa. Passiatore decide di cambiare l'assetto tattico offensivo e quindi va alle sostituzioni con Croce per Pinto, Murano al posto di Manzo e Di Fino al posto di Aprile. Proprio l'ingresso di Di Fino poi risulterà decisivo per le sorti della partita. L'ultimo sussulto sanseverese con un tiro cross fuori misura di Colucci, poi il finale è tutto di marca monopolitana, prima con Danna, poi con Silvestroni che concludono alto. All'83esimo Croce si gira in aria, supera un paio di difensori, sopraggiunge proprio Di Fino che con un gran fendente mette alle spalle di Carotenuto, quindi risultato finale 1-0 per il Monopoli. Gara di andata che terminò con il risultato di 1-1, Sansevero che si è schierato con un 5-2-1-2 con Carotenuto, Rolli, Colucci, Mustone, Gallullo, D'Arienzo, Sorriso sostituito da Fonzino, Mastrangelo sostituito da De Bellis, Favetta al suo posto all'84esimo, Montechiari, Cammarota e Florio. Al termine della partita il direttore generale del Sansevero Calcio, Corrado Del Giudice, ha rilasciato una dichiarazione, se così possiamo considerarla, su un social network, parlando comunque di rigore perlomeno dubbio e doppia ammonizione dopo 5 minuti con relativa espulsione, che dimostrano che c'è una persecuzione in atto nei confronti del Sansevero Calcio. Bisogna essere, secondo Corrado Del Giudice, più forti delle congiure e delle meschinità che affliggono il Sansevero Calcio ogni settimana. Un'uscita a dir poco precipitosa da parte del neodirigente sanseverese, che evidentemente non conosce molto della storia del Sansevero dall'inizio di questa stagione, ma anche della passata stagione, parlando di congiure, parlando di persecuzioni, addirittura di meschinità nei confronti del Sansevero Calcio. Ci aspettiamo evidentemente una correzione più che opportuna del tiro da parte del direttore generale Del Giudice rispetto a queste dichiarazioni, che sicuramente non fanno fare bella figura all'ambiente sanseverese e al Sansevero Calcio in particolare. Ma andiamo a vedere gli sviluppi della classifica dopo questa giornata, con la Fidelis Andria che vola ancora in vetta alla classifica. Ma andiamo in onda alla grafica con 48 punti, stacca ancora il Potenza che resta ferma a 40 punti e quindi porta a 8 il divario con la più immediata inseguitrice. Sale il Biceglie a 37, si ferma il Taranto a 34, raggiunta da Brindisi e Cavese. Gelbison a quota 31, ferma il Gallipoli a quota 29, raggiunta dalla Sarnese. Sale il Monopoli a 24, che supera il Francavilla, Francavilla che viene raggiunta dalla Manfredonia. E qui inizia la zona calda della graduatoria, con Grottaglie ferma a quota 18, Pomigliano che conquista un punto e sale a quota 17, quindi stacca di un altro punto il Sansevero, fermo a quota 15, Scapatese fermo a quota 15, Arzanese che sale a quota 12, Puteolana ultima in classifica a quota 15. Finisse qui il se dovesse finire qui il campionato, il Sansevero andrebbe a disputare i play-out per evitare la retrocessione in eccellenza. Ancora una volta l'avversaria sarebbe il Pomigliano, ma ci auguriamo che già dalla prossima domenica la formazione di Mister De Felice possa riprendere il discorso con la movimentazione dei punti in classifica, anche se la prossima avversaria sarà tutt'altro che agevole. Un'avversaria di tutto rispetto, che viene galvanizzata da 3 vittorie consecutive, arriverà al Ricciardelli di Sansevero, la Cavese. Ma andiamo a vedere il quadro completo del prossimo turno, la 20ª giornata di campionato, con Grottaglie Brindisi, Fidelis Andria Pomigliano, Gallipoli Arzanese, Manfredonia Biceglie, Puteolana Gelbison, Potenza Scafatese, Sarnese Monopoli, Taranto Francavilla, Sansevero Cavese.
partita sicuramente interessante, quella tra Manfredonia e Bisceglie, che si disputerà al Miramare di Manfredonia. Facile facile l'appuntamento della Fidelis Andria in casa con il Pomigliano, da verificare il momento del Brindisi che andrà a rendere visita al Grottaglie, e il Taranto che avrà voglia di rivincita e andrà a ricevere allo Iacovone il Francavilla. San Severo Cavese, dicevamo, una partita in cui i giocatori giallo-granata avranno voglia di riscatto rispetto alla pesante sconfitta subita nel turno di andata, quella subita proprio all'indomani della partita pareggiata in casa con il Monopoli, ma soprattutto della notizia degli 8 DASPO comminati ai dirigenti del San Severo, un pesante risultato che non fa testo con la squadra che ha comunque disputato ancora una volta una buona prestazione, così come ha fatto proprio domenica a Monopoli, dove al termine della partita è uscita tra gli applausi scroscianti del pubblico monopolitano che ha apprezzato il coraggio e la forza del San Severo di giocarsi la partita sia pur con un uomo in meno, di non rinchiudersi in difesa ma di giocarsela a viso aperto con un'avversaria che era favorita dal miglior tasso tecnico del roster schierato in campo, da mister Passiatore e soprattutto dal fattore campo con lo stadio di Monopoli, che sicuramente incide per con il pubblico presente rispetto alla forza della propria squadra, guida la squadra, spinge la squadra a migliorarsi in campo. Quindi San Severo che domenica prossima alle ore 14:30 ha bisogno del supporto del pubblico amico per sfidare la Cavese, una nobile decaduta che scende al Ricciardelli di San Severo, a dimostrazione di quanto sia importante e prestigioso il campionato di Serie D che per il secondo anno consecutivo sta disputando il San Severo Calcio. Lasciamo per il momento il calcio, parliamo di basket. Il campionato di Serie C nel girone H ha visto disputarsi la 18ª giornata con l'Allianz San Severo che ha osservato il suo turno di riposo, il terzo turno del girone di ritorno, con le più immediate inseguitrici che hanno tutte approfittato, ovviamente non poteva essere diversamente, con 5 vittorie casalinghe e 2 fuori casa, con le pugliesi che hanno conquistato 3 vittorie, l'unica sconfitta è stata il Nardò nel derby con Trani. Andiamo a vedere la grafica completa della 18ª giornata con Cesarano Scafati, Magic Team Benevento 76-71, Lotti Calzaturi Trani, Nuovo Pallacanestro Nardò 65-59, Pink Basket Bernalda, TNT Stabia 62-75, Cessisti Costuni, Timber Volvers Potenza 92-61, Sarno Megari di Napoli 82-60, GMA Pozzuoli, Cilento Basket Agropoli 76-75, Partenope Napoli, Castellano Cerignola 55-64. Dicevamo, 2 vittorie esterne, quella clamorosa di Castellammare di Stabia sul campo della Pink Basket Bernalda 75-62, più che netto il risultato finale a favore degli stabiesi sul campo lucano, e la vittoria di Cerignola sofferta fino a pochi minuti prima del 40esimo minuto di gioco sul campo della Partenope Napoli. Ha vinto, come era nelle previsioni, la Cesarano Scafati ai danni della Magic Team Benevento. Anche qui una vittoria sofferta da parte di Scafati, con Benevento che comunque giocava la sua prima partita senza Miloš Drsaj, il giocatore ceduto a San Severo. Ha sofferto anche Trani nel derby con Nardò che a 2 minuti dalla fine era addirittura in vantaggio con 6 lunghezze, poi Trani nel finale soprattutto con Carichiello è riuscito a andare a vincere 65-59 il risultato finale. Torna alla vittoria anche la Cestistica Ostuni, che regola agevolmente la malcapitata Timber Volvers Potenza 92-61 il risultato al termine del match, 82-60 vittoria netta del Sarno nei confronti del Megari di Napoli. Sarno che approfitta del turno di riposo dell'Allianz San Severo per raggiungerla al primo posto in classifica, partita che è stata in bilico fino al termine, quello tra Pozzuoli
e Cilento Basket Agropoli con Pozzuoli che è riuscita ad avere la meglio nei confronti della formazione cilentina. Un turno che quindi non ha visto alcun favore rispetto all'Allianz San Severo, nessuna sorpresa che avrebbe potuto far comodo alla formazione di coach Piero Cohen, che ha osservato il suo turno di riposo, quindi giocherà tutte le partite fino al termine della stagione, mentre le dirette concorrenti dovranno fermarsi di volta in volta. Andiamo a vedere la classifica con la Allianz San Severo, che vi dicevamo, guardate, è stata raggiunta dalla Gusta Rosso Sarno con 28 punti, ma guardate la colonna delle sconfitte: Sarno ha 3 sconfitte, San Severo ne ha 2, questa dimostrazione che evidentemente c'è un piccolo vantaggio sanseverese rispetto alla formazione di Sarno, che dovrà ancora osservare un turno di riposo, senza considerare che la Gusta Rosso dovrà rendere visita al Pala Castellana alla formazione sanseverese. Sale a quota 26 Juve Trani e Cesarano Scafati, anche qui c'è da confrontare le sconfitte perché a fronte delle 13 vittorie per parte, Trani ha osservato il suo turno di riposo, mentre Scafati dovrà ancora fermarsi. Castellano Cerignola che sale a quota 24, anche qui Cerignola che ha già subito 5 sconfitte nel corso della prima parte della stagione, questi primi 3 turni del girone di ritorno. Sono queste ancora le 5 formazioni che pretendono di accedere ai primi 3 posti validi per il passaggio del turno, mentre sono ancora staccate ulteriormente anche al termine di questa, questa giornata le altre formazioni del girone H, per esempio Agropoli e Nardò che sono fermi a quota 20, Benevento che è fermo a quota 18, scusate, sale Pozzuoli a quota 16, torna alla vittoria, quindi ritorna a muovere la classifica la Cestistico Ostuni a quota 12, poi perdono Napoli e Bernalda fermi a 10, ferma a 8 anche la Megari de Napoli, vince Stabia che quindi va a quota 4, a quota 2 ancora è ferma la Timberwolves di Potenza. Una sosta quella dell'Allianz San Severo che non dà il tempo per soffrire di crisi di astinenza per la pallacanestro e i tifosi sanseveresi, perché già mercoledì e giovedì prossimo ci sarà la quarta giornata del campionato di Serie C, il turno infrasettimanale, quello che vedrà la Allianz San Severo ospitare al Pala Castellana la Cestistica Ostuni. San Severo che nel corso di questa settimana avrebbe dovuto giocare il primo turno dei preliminari di Coppa Italia con la Zanella Basket Cefalù, partita che è stata rinviata alla prossima settimana al 99%, manca ancora l'ufficialità, la partita si disputerà mercoledì, quindi mercoledì non questo immediato ma il prossimo, con gara di andata che si disputerà a Cefalù e poi il mercoledì successivo la partita di ritorno che sarà in scena al Pala Castellana. Quindi San Severo, Allianz San Severo che sarà impegnata negli infrasettimanali per le prossime 3 settimane, a partire da questa metà settimana. Andiamo a guardare la grafica della 19ª giornata con TNT Stabia, GMA Pozzuoli, Magic Team Benevento, Basket Sarno, queste 2 partite che si disputeranno mercoledì. Poi Castellano Cerignola, Lotti Calzature Trani, big match della giornata, ancora una partita importante, difficile per la Castellano Cerignola che potrebbe riaprire definitivamente i discorsi con le zone altissime della classifica, adesso è un po' ai margini con la 5ª posizione, vincendo in casa con Trani frenerebbe la formazione di coach Marco Verile e si rilancerebbe ulteriormente nelle zone altissime della classifica. Poi Cilento Agropoli, Cesarano Scafati, con Scafati che non dovrebbe avere difficoltà a continuare la striscia di vittorie consecutive portandola a 2, ricordiamo che Scafati prima della vittoria di domenica scorsa veniva da 3 sconfitte consecutive. Poi Megari de Napoli, Partenope Napoli, derby napoletano, derby lucano, quello che si giocherà a Potenza tra Timberwolves Potenza
e Ping Basket Bernalda e appunto Allianz San Severo Cestistica Ostuni. Praticamente si ripete il turno infrasettimanale del girone di andata, quello che si è disputato al Pala Gentile di Ostuni, che ha visto la vittoria dell'Allianz San Severo con un canestro all'ultimo secondo di Gigi Brunetti. Ancora turno infrasettimanale nel derby con la squadra della Città Bianca, con Ostuni che però è nettamente ridimensionato rispetto alla formazione di inizio stagione, quella formazione che puntava anche ai lidi altissimi della classifica e perché no anche al salto di categoria. Ricordiamo che questa è una nuova società rispetto a quella che ha disputato il campionato di Lega 2, quella poi scomparsa nonostante abbia conservato il diritto a disputare per la stagione successiva il secondo campionato professionistico italiano. Questa è una nuova società, come quella sanseverese è una nuova società rispetto alla Cestistica San Severo, scomparsa al termine della passata stagione. Quindi derby di tifoseria, possiamo dire, che si ripete tra San Severo e Ostuni, ma è il secondo confronto in Serie C tra le due società che si sono affrontate nel campionato di Serie C regionale nella passata stagione. Partita interessante per la Allianz San Severo, che deve respingere il tentativo di sorpasso da parte di Sarro, che sarà impegnata sul campo di Benevento. Ostuni che giungerà a San Severo senza Mimmo Morena, potrebbe andare in panchina ma difficilmente lo vedremo in campo con Mimmo Morena, che ha ripreso già da qualche giorno gli allenamenti con la squadra di coach Peppe Bozza. Non vedrà sicuramente nel roster Malamov, che nel frattempo è stato ceduto alla Nature di Nardò, ma ci sarà Salvatore Orlando, acquisito subito dopo le festività natalizie dalla Ambrosia Biceglie, che al suo posto ha tesserato Corral. Quindi una partita interessante, una partita da campanile, una partita che ci auguriamo possa essere corretta in campo e fuori. Augurio perché ci potrebbero essere delle conseguenze rispetto a quello che è successo nel corso della partita nella gara di andata, con due giocatori sanseveresi che hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche con dei punti di sutura. Ricci 2 punti di sutura, Porfido addirittura 6, con un dopopartita piuttosto movimentato. Ma la società sanseverese ha voluto gettare acqua sul fuoco rispetto all'impegno di giovedì, auspicando e si adopererà in questo senso che si giochi una partita corretta in campo con i giocatori in campo, ma soprattutto al termine sugli spalti che non ci siano conseguenze rispetto a quello che è successo all'andata. Quello che è successo a Ostuni deve restare lì, non deve portare alcuna conseguenza a San Severo, perché lo sport è anche questo. Bisogna comunque tener presente che si parla di sport, si parla di confronto sportivo, di confronto che non deve scadere in altre situazioni. Quindi il pubblico sanseverese, che è stato invitato dalla società a confermare il suo tifo caldo, il suo calore al Pala Castellana, ma senza scendere, senza uscire fuori dai binari, per dimostrare la sportività dell'ambiente sanseverese, che non è mai stato in discussione né nella pallacanestro né negli altri sport, neanche nel calcio e negli altri sport in generale. Siamo in chiusura, siamo in addirittura d'arrivo con il consueto riepilogo. Sansevero che è uscito sconfitto dalla trasferta a Monopoli per 1-0, ma c'è stata in Lega Pro la vittoria del Foggia Calcio allo Zaccaria con 4-1 ai danni del Cosenza. Dopo la sconfitta subita a Martina Franca, torna alla vittoria la formazione di mister De Zerbi, che però potrebbe anche vedersi trasformata la sconfitta di Martina Franca con una vittoria a tavolino, perché la partita non è stata omologata e subiudice per una situazione particolare relativamente al tesseramento di Diop, un giocatore del Martina Franca. Non ha giocato l'Allianz San Severo, che giovedì però scenderà in campo al Pala Castellana, dove affronterà alle ore 20:30 la Cestistica Ostuni. Noi vi ringraziamo per la gentile attenzione. Buona serata e buon sport a tutti!